Forse ancora più utile che l'argomento specifico, vi invito rispetto a qualunque cosa ci potremmo dire nell'arco della serata, a tener conto dell'approccio. Purtroppo siamo abituati, per forma mentis, è normale ed è inevitabile che sia così, ad affrontare il mondo sulla base delle strutture mentali che ci siamo formati o sulla base della nostra esperienza diretta o su quello che abbiamo appreso leggendo libri, facendoci influenzare dai pensatori che stimiamo e dalle persone che abbiamo incontrato nel corso della nostra vita. Ecco, ci troviamo in un periodo in cui i mutamenti sono così rapidi, radicali, estesi e, come dire, non contingenti, sono totalmente anticiclici, che non esiste altro modo di affrontarli se non con la curiosità, l'intelligenza e la voglia di cercare di comprendere il fenomeno. Lo dico a voi quasi come una sorta di preghiera, auspicando che presto possiate assumere dei ruoli che mi mettono le condizioni di decidere rispetto alla realtà che vi circonda, anche imprimendo una direzione alla realtà che vi circonda, nelle amministrazioni o in qualsiasi consesso all'interno del quale vi troverete ad avere un ruolo. E l'invito fondamentale è quello di non aver timore di esercitare la propria intelligenza nell'interpretare la realtà. Può capitare che cercare di casellare fenomeni nuovi all'interno di forme mentali non adatte ad interpretarle ne possa stravolgere non aspetti collaterali, ma lo stesso nucleo. Il caso del coworking è clamoroso. Forse sapete più o meno che cosa sia coworking, eccetera, eccetera. Quanto meno ne avete sentito parlare. È un po', cioè, qualunque gruppo, qualunque persona senta parlare di coworking, pub club o qualsiasi di questi temi, lo interpreta sulla base della propria esperienza personale e lo legge come una soluzione, come una strategia possibile per affrontare problemi che già ha di fronte, già nel mirino. Il caso del coworking è eclatante. Dice coworking, uno spazio, bene, i comuni e spazi vuoti ne hanno tanti, tanto che la può essere una risorsa. Che cosa succede? Ci sono tanti computer, tante scrivanie dove la gente viene messa a lavorare assieme. Allora prendiamo un posto, ci mettiamo tanti computer, tante scrivanie, ci cacciamo dentro la gente a lavorare e succede la magia da sola. No. Fenomeni non spontanei, non lo saranno probabilmente mai, non lo sono adesso, perché tutti quanti ci troviamo a partire da protocolli, prassi, forme mentis, attese e attitudini che non sono oggettivamente perfettamente adatte a quelli degli spazi di coworking. Il mio primo spazio di coworking, per esempio, è cessato per ragioni economiche, di dissidio con il socio, ma c'erano anche degli aspetti errate di gestione dello spazio, la community non è stata curata, per esempio. Abbiamo lasciato che le persone che erano presenti all'interno dello spazio trasformassero lo spazio da uno spazio fluido e quasi indiviso a uno spazio lottizzato, in cui ciascuno aveva il proprio territorio difeso, all'interno del quale si sono formati dei gruppi che hanno affrontato in maniera ostile qualsiasi nuovo innesto. Sono tutti quanti aspetti che non possono essere lasciati sviluppare in maniera autonoma, sono luoghi che devono essere non amministrati, ma curati, facilitati. E probabilmente la parola chiave di qualsiasi cosa che vi possa dire è proprio quella. Immaginate rispetto ai fenomeni, e il capire e l'agire come se non ci sia conflitto tra individualità e interesse collettivo. Chiunque si muove all'interno di uno spazio di coworking efficace vive a pieno e al 100% la propria individualità come entità economica, operativa e professionale, avendo piena coscienza non solo dell'utilità ma anche dell'indispensabilità delle altre persone, degli altri enti altrettanto individuali di quanto possa essere tu, presente all'interno di quel luogo. In questo modo, e basandosi su questo approccio fondamentale, decadono tutti i fraintendimenti possibili rispetto a questi luoghi. Quindi i coworking non sono luoghi all'interno dei quali
creare filiere per il perseguimento di uno scopo economico preciso. Ci sono progetti in questo senso a Roma, per esempio, tanti spazi vuoti, l'idea qual è? Mettiamo all'interno, facciamo dei bandi per funzioni specifiche, tipo videomaking, grafica o quant'altro, facciamo dei bandi per le competenze, per i freelance, per i ragazzi che magari hanno queste capacità tecniche però non hanno un luogo dove esercitarle, e facciamo dei piccoli gruppi che poi vanno ad agire sul mercato come micro filiere specializzate, verticalizzate su quella funzione. No, non funziona, non può funzionare, anche perché la conduzione della propria professionalità, delle proprie competenze tecniche richiede un corollario e un rosario di soft skill che probabilmente sono anche soverchianti quanto a importanza e a efficacia e a spendibilità delle proprie competenze rispetto a quelle specificamente tecniche. E altri spazi, coworking pubblici, apriamo un grande spazio, mettiamoci dentro la gente, facciamola lavorare assieme. No, ci hanno provato a Rovereto. Spazio super figo, milioni di euro buttati dentro, accesso con tessera e quant'altro, lo spazio totalmente disertato, le tariffe di utilizzo degli spazi erano eccessivamente basse, è stato fatto un implicito dumping rispetto alle attività di coworking, nello specifico a Rovereto, che erano presenti in zona, a Rovereto ha chiuso e il coworking pubblico non funziona. Sono cose, come vi dicevo, molto 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 delicate, e all'interno di questo recinto che sembra molto stretto, però le fattispecie di coworking possibili sono le più disparate. Ci sono coworking di qualunque dimensione che funzionano come coworking a prescindere dalla dimensione, non occorre essere in 450 per riuscire a funzionare efficacemente secondo il paradigma, le modalità di relazioni mutevoli tra entità separate. Il secondo coworking che ho aperto, il progetto che sto seguendo attualmente, si basa proprio su questo assunto. Quello che sto cercando di fare è una rete di piccolissimi spazi che permettono a una community abbastanza ristretta di poter accedere a servizi e competenze su un territorio diffuso. E la community al momento è di non più di una quindicina di persone, però già all'interno di questa community si sono formati dei progetti di collaborazione. E in questo senso un'altra avvertenza: coworking e chi lavora all'interno degli spazi di coworking non è uno spazio di rifugio temporaneo in attesa di riacquisire la possibilità di agire secondo dinamiche consuete, è una cosa completamente diversa. Anzi, nel momento in cui lo spazio di coworking si trasforma in un gruppo fisso, ne viene persa la natura fondamentale e l'efficacia. Scompaiono dalle mappe, non vengono più accettati innesti ulteriori. Questo è particolarmente vero nel caso di coworking e di coworking piccoli, laddove invece coworking grandi questa debolezza non la patiscono, perché il tasso di ricambio è implicito, quindi l'apertura del luogo è costante. In questo senso, secondo aspetto, quindi abbiamo detto luoghi che ammettano collaborazioni temporanee che rispettano l'individualità delle persone, luoghi aperti, sono luoghi transitabili gli spazi di coworking, quindi sono come dei luoghi semipubblici. Siamo abituati a pensare ai luoghi del lavoro come luoghi racchiusi, separati dai luoghi della vita. Gli spazi di coworking sono spazi ibridi, all'interno del quale le ore del lavoro sono oggettivamente anche ore della vita, e sono luoghi aperti perché istituzionalmente e organicamente prevedono tutta una serie di occasioni che possano portare persone all'interno dello spazio, quindi occasioni formative, eventi, mostre, qualsiasi cosa che renda lo spazio il più popolato e il più transitato possibile. Altra cosa che si può pensare di fare: immaginare gli spazi di coworking come luoghi all'interno del quale far crescere giovani talenti da cui andare a sviluppare una volta ogni tanto, per accorparli nel progetto che ospita lo spazio di coworking. Mi viene in mente Luis & Labs a Roma, come ce ne sono altri. Anche in questo caso
No, perché all'interno degli spazi di coworking non si sviluppano figure che poi possano essere assunte. Al limite le talent pool possono funzionare come serbatoi ai quali attingere competenze per percorsi temporanei. Ci sono coworking come per esempio Dojo Crea a Parigi che funzionano proprio così. Sono coworking che hanno il loro funzionamento proprio, quindi una community totalmente indipendente con le proprie dinamiche. Parallelamente c'è un host che si chiama Dojo, fa servizi di accelerazione, e che all'interno dello spazio del coworking individua progetti in fase, anche progetti di impresa, in fase molto precoce, e nel caso in cui denunciano potenzialità, questi progetti vengono aiutati a svilupparsi. Però non ci deve essere una diretta connessione tra l'interesse proprio dell'ospite e le attività svolte, le competenze in grado di svolgere. Okay? Quindi, sotto questa fattispecie, sempre no, magari agenzie che, pensate a un'agenzia di pubblicità che possa utilizzare lo spazio di coworking come un luogo all'interno del quale far afferire professionalità in grado di colmare i vuoti che si sono creati nella recente fase di contrazione degli organici di qualsiasi agenzia nel specifico, ma vale anche per altre tipologie. Ripeto, qualsiasi tentativo che tenti di utilizzare lo spazio di coworking come una pezza, un mastice per rimediare a meccanismi irrimediabilmente rotti, è una strategia condannata inevitabilmente al fallimento. Ma è una ragione molto semplice, perché la tipologia di persone che entrano a lavorare all'interno degli spazi del coworking non sono più adatte ad agire quei meccanismi e quelle dinamiche. Il grosso sforzo che dobbiamo fare e dovete fare anche voi è proprio cercare di capire di che cosa hanno bisogno, queste persone. Non potete affidarle, come vi dicevo prima, su libri, non vi potete affidare a mettere a pensieri questi tipi, perché ancora non sono. Vi potete affidare solamente al vostro intuito, alla vostra sensibilità e ai indizi sparsi che continuamente vengono prodotti e vengono condivisi, particolarmente online. Questo per darvi un quadro generale. Analogamente avrei potuto sostituire la parola coworking con la parola fab lab, making e quant'altro. Sono tutti quanti temi che sembrano, diventano rapidissimamente mode e possono sembrare erroneamente panacee per di nuovo per aggiustare e sistemare cose che non funzionano più. Nei fab lab cosa vai a fare? Le imprese non sanno come fare, boh. Nei fab lab magicamente dovrebbero riunirsi persone in grado di fare, di svolgere funzioni di un istituto di ricerca e sviluppo in maniera totalmente autonoma, organizzata, efficace e quant'altro. Non funziona banalmente così, quindi qualsiasi attesa venga riposta nei confronti di questi spazi per soddisfare queste aspettative, nel giro di pochissimo tempo è destinata ad essere ferocemente delusa. E in questo senso aggiungo un'ultima cosa, un ultimo invito, che è quello di rispettare la natura dei fenomeni nei quali incappate o che vi capita di affrontare o di intercettare. Ciascuno di loro, in questo caso coworking e fab lab, ha una propria identità forte che va rispettata per riuscire a coglierne le opportunità, per fare in modo che diventino efficaci. E di nuovo, purtroppo, sta a voi fare da apristrada e ad aprire le piste. Quindi, riassumendo questi 15 minuti che ho fatto, questi 15 minuti è: non abbiate timore ad avere idee nuove, non abbiate timore nel momento in cui i vostri interlocutori sembrano non comprendere quello che voi state intuendo, perché purtroppo ci sono approcci intellettuali che non sono più hackerabili o cambiabili, quindi sta a voi trovare i nuovi progetti. Io direi che abbiamo
una domanda, però ho pensato che te la faccio alla fine, e la domanda è: ok, allora dopo domani lui diventa assessore a Casalecchio, ha uno spazio come questo e dice: bene, cosa facciamo? Con l'idea per metterlo a disposizione delle nuove professionalità. E quindi ti avrei chiesto cosa bisognerebbe fare, qual è il percorso. Ma visto che la fine del suo intervento va verso come organizzare le comunità, potrebbe essere interessante provare a ragionare assieme, anche a tentativi. La cosa che mi piacerebbe comunque che portaste a casa è anche l'accenno che hai fatto all'inizio sulla cultura del fallimento. Ormai sono sempre meno i ragazzi che non cambieranno lavoro per tutta la vita, il tempo indeterminato, e quindi ci saranno dei fallimenti e dovrai cambiare lavoro. Credo che una delle cose più difficili da imparare, visto che i nostri genitori non ci sono passati, è proprio questa, è il fatto di non cioè, di rilanciare, di avere coraggio, di sbagliare e di vedere che comunque non sei solo a fare questo tipo di vita. Quindi adesso passo la parola a Ilaria. Come vi dicevo prima, Ilaria ci racconta, cioè ha un punto di vista che per me è molto interessante, perché comunque tra tutti gli attori, tra tutta la filiera del mondo del lavoro, i sindacati sono quelli più in difficoltà, o comunque vivono la difficoltà alla frontiera. E quando parliamo di precariato è chiaro che pensiamo subito al sindacato, principalmente alla CGIL, poi essendo insomma dentro una sede del PD. Per cui il percorso di Ilaria credo che sia davvero di frontiera, sia dentro, perché comunque interfacciarsi con un'associazione sindacale che per la maggior parte rappresenta gli anziani, pensionati, ecco, e sia fuori, perché comunque devi intercettare e cercare di rappresentare quello che sta succedendo, che in parte è quello che ha raccontato un po' Mattia. A te la palla. Ok, prima di partire una domanda: quanti di voi lavorano? Così mi rendo conto un po'. Gli altri studiano? Ok, bene. C'è qualcuno che ha un contatto stabile? Vedi, quasi tutti quelli che lavorano, quindi noi aspettiamo qualche minuto. E c'è qualcuno felicemente freelance? Va bene. Senza felicemente io. Allora anch'io, se voglio felicemente. Ok, scusa, no, intendevo dire la per scelta, poi magari non è felice. Degli altri sicuramente. Non è felice perché vorrebbe essere la per scelta o qualche dovere di più, magari è l'altro aspetto, come dire, va bene, per capire più o meno anche la vostra esperienza. Ma sì, mi chiedeva Michele il lavoro che cambia, insomma, no? Questo è il tema della serata. Prima Mattia ci ha raccontato un pezzo di lavoro che cambia, io provo, come dire, ad ampliare un po' il raggio, raccontarvi, poi insomma lo vedete da soli come è cambiato il lavoro, però raccontarvi un po' il mio punto di vista e l'esperienza. Innanzitutto una cosa, il lavoro perché cambia? Nel senso, io questo ci tengo a dirlo in premessa, perché siamo tutti convinti spesso che, insomma, una buona parte della sinistra è stata convinta che il lavoro cambiava perché c'erano state delle leggi che l'hanno fatto cambiare. In realtà le leggi, insomma, io penso, sono conseguenti di un cambiamento che è un po' più generale. Il lavoro cambia perché l'economia è cambiata, la struttura produttiva è cambiata, le agenzie del mercato sono cambiate e le leggi sono adeguate. Questo è successo. Le leggi dovrebbero, in azione anche pubblica, governativa, in azione del sindacato, per natura contrattuale, dovrebbero saper governare i cambiamenti, le richieste del mercato e individuare, come dire, una forma di tutela capace poi di rispondere anche alle nuove domande. Probabilmente la debolezza della politica e del sindacato in questi ultimi 20 anni non hanno consentito di governare questi cambiamenti in maniera adeguata, tant'è, come dire, che il lavoro è uno dei principali problemi che la popolazione italiana ha di fronte, in particolare le giovani generazioni.
Quindi mi sento di dire sotto questo profilo la legislazione ha fallito e anche la contrattazione del sindacato, perché il sindacato non è che è riuscito in questi anni a fare una battaglia, una contrattazione incapace, come dire, di rispondere a quello che è, come dire, una, se vogliamo, un attacco che il mondo, come dire, della finanza, dell'economia ha fatto verso il lavoro, perché poi se il lavoro perde terreno, perde diritti, perde tutele, anche perché evidentemente qualche altro potere, qualche altro interesse, come dire, ha avuto la meglio. Quindi io quando parlo delle leggi mi è sempre in mente che tutti sono convinti che il contratto a progetto, la collaborazione, la contratto continuativa sia stata introdotta col pacchetto Treu. In realtà la cosa buffa che avvalora, come dire, questo discorso è che la collaborazione contratto continuativa esisteva dal codice civile, semplicemente che a un certo punto c'era bisogno di utilizzarla. Quindi probabilmente poi c'è stata anche la riforma delle pensioni che in alcuni versi ha legittimato questa formula, però a un certo punto c'era bisogno di utilizzarla perché come dire, nascevano nuove esigenze. Intorno a questo poi sono costruiti, come dire, sicuramente anche degli abusi, sicuramente esigenze alcune illecite, altre se vogliamo invece di altra natura. La legislazione è stata in grado di intervenire, perché anche la legge 30 che interviene poi qualche anno dopo, non è minimamente in grado, non è minimamente in grado di intervenire e di provare a governare il cambiamento e introdurre nuove tutele. Questo, come dire, è un po' un punto di partenza che piaceva ribadire. Quali sono i cambiamenti del mondo del lavoro? Ve li dico proprio per slogan, perché potremmo farci un corso di sociologia. Innanzitutto la dimensione del mercato del lavoro. 30, 40, 50 anni fa, forse anche prima, c'era comunque una dimensione che era molto più territorializzata. Oggi come dire, abbiamo una dimensione internazionale delle filiere produttive. Ovviamente questo cambia completamente i rapporti di lavoro, i poteri che si determinano, la struttura produttiva e va da sé che indebolisce il sindacato, la contrattazione, ma anche come dire, il potere politico, perché è chiaro che se il mercato valica le frontiere, il sindacato si organizza in maniera territoriale e uguale, come dire, se pensiamo alla politica e alle istituzioni, comunque hanno una dimensione se ancora molto provinciale e nazionale, è evidente che è difficile immaginare, come dire, una politica che riesca a rispondere a una dimensione così vasta. Il salario, esempio base, oggi come dire, un'impresa se ne va in un altro paese, spende molto meno di salario, e il salario è ancora determinato comunque da contratti nazionali, non da contratti europei, così per dire una cosa a caso. Quindi sembra una banalità, però questo è un fattore determinante. Cioè è chiaro che se la dimensione del mercato del lavoro diventa internazionale, la dimensione della rappresentanza rimane nazionale, come dire, qualcosa di va storto. Così come il rapporto con il territorio, cioè c'è stata una storia nel nostro paese, un fortissimo rapporto tra imprese e territorio, ci sono delle città nate intorno alle fabbriche, mi è sempre in mente Rosignano sul Vetro, se qualcuno ha visto le spiagge bianche, fantastiche, Rosignano sul Vetro, però per dire, sono città nate intorno a una fabbrica, con un rapporto strettissimo di responsabilità sociale tra la fabbrica e il territorio. Questo elemento oggi è molto rimanescente, multinazionali arrivano, usano le competenze, i saperi, il capitale di un territorio e se ne vanno all'occorrenza. Chiaro che anche qui il rapporto tra lavoro e cittadinanza, come dire, subisce una mutazione non di poco conto. E poi, come dire, la struttura delle imprese, la precarietà è figlia di un fenomeno molto ampio, cioè noi siamo dentro un contesto in cui la competizione internazionale, i cambiamenti anche nella competizione, nella struttura produttiva, fa sì che le imprese hanno bisogno di spostare il rischio, cioè hanno più problemi a mantenere su di sé il rischio di impresa. Cos'è la precarietà se non questo? Cioè un fenomeno per cui si sposta, si esternalizza sempre di più il rischio di impresa, lo si distribuisce lungo la filiera. Allora gli appalti, il lavorare in conto terzi, l'avere il contratto a progetto, l'avere il contratto in somministrazione, cioè sono tutti fenomeni figli di uno stesso meccanismo, che è quello di appunto provare a redistribuire diversamente il rischio. Questa distribuzione del rischio ha prodotto una redistribuzione dei poteri o una maggiore autonomia da parte del lavoro? No. E questo, come dire, ha prodotto maggiori tutele? No, e questo, come dire, è l'elemento che poi ha fatto sì che la precarietà sia diventata un qualcosa che si è, come dire, vissuto e scaricato esclusivamente sul lavoro e ha, come dire,
creato una condizione di enorme allarme, disagio per milioni di persone. Quindi se vogliamo non solo i contratti precari, ma penso per esempio anche uno che lavora in appalto, il cui appalto, come dire, scade dopo X anni, che si può benissimo ritrovare senza lavoro, oppure con un contratto con un salario inferiore, con diritti, con un orario di lavoro inferiore o con altri trattamenti. Però cosa è cambiato? Poi sono cambiati i contenuti del lavoro, questo senz'altro. C'è un lavoro sicuramente un molto più componente di conoscenza, non dovunque, non sempre, però questo è un elemento che ovviamente ha cambiato alcuni settori produttivi, con settori nuovi che sono nati, con una maggior terzializzazione o comunque una maggior domanda di creatività, conoscenza e professionalità. Diciamo, queste poche cose che vi ho detto così, abbastanza banalotte tra l'altro, che vi ho detto per inquadrarvi il tema, ti dicono che cioè, è cambiato tantissimo del mondo del lavoro. Siamo riusciti noi dentro questi cambiamenti a immaginare appunto un compromesso in qualche modo capace di ridare forza, dare forza, valore, tutela al lavoro? Probabilmente no, probabilmente molto poco. E questo è uno dei limiti che scontiamo. E il sindacato lo sconta tantissimo perché in tutto questo i cambiamenti del lavoro producono una debolezza strutturale del sindacato. Un po' la citavo all'inizio rispetto alla dimensione diciamo sovranazionale delle imprese, quindi anche la difficoltà del lavoro ad organizzarsi in quella dimensione, ma anche la precarietà stessa. Per arrivare come dire, anche a quella cosa più concreta, è un elemento che rende molto difficile l'azione collettiva. Il lavoro invece vive della dimensione sociale, cioè il lavoro, come dire, non è insieme a monadi, no, gli stessi freelance si pongono il tema di lavorare insieme perché, come dire, non sopportano l'idea di lavorare da soli a casa davanti al computer, impazziscono ovviamente. Il lavoro vive nella dimensione sociale e il fatto che il lavoro per come è oggi produca invece una disgregazione, produca competizione, produca appunto un meccanismo di solitudine anche dentro luoghi di lavoro grandi, tra virgolette, ovviamente questo è uno dei fattori più allarmanti e che rende, come dire, difficilissima poi l'azione collettiva, anche l'azione del sindacato e che quindi rende più debole il sindacato e più corporativo il mondo del lavoro perché produce anche micro conflitti, no? Come dire, non ricostruisce quel tessuto di solidarietà che poi è la base, anche la forza del sindacato, la capacità di rappresentare anche bisogni complessi, bisogni diversi. Questo è poi il punto di partenza anche della riflessione che faccio in questo libro, ma anche il punto di partenza della riflessione che attraversa il sindacato, che vive evidentemente una crisi di rappresentanza in questo contesto. Quindi dicevo, quali sono banalmente le difficoltà? I luoghi. Non ci sono più grandi luoghi della produzione come c'erano probabilmente 20-30 anni fa, molti lavoratori cambiano lavoro continuamente, quindi i luoghi come dire, vengono cambiati, quindi è difficile ricostruire ogni volta la dimensione aggregativa, alcuni lavoratori non hanno un luogo di lavoro, banalmente, perché appunto magari sono freelance, non hanno comunque un luogo fisso di lavoro, c'è poi tutto il tema del ricatto. Noi abbiamo lanciato con le CGL qualche anno fa una campagna che si chiamava Giovani non più disposti a tutto, che partiva da dei manifesti con annunci di lavoro indecenti che avevamo diffuso in alcune città, di una fantomatica inventata agenzia di reclutamento Giovani disposti a tutto. Era una campagna di guerriglia marketing che avevamo inventato per provare a denunciare la condizione di ricatto che vive chi entra nel mondo del lavoro. Ovvero o sei disposto a tutto, quindi disposto a rinunciare a qualsiasi come diritto alimentare, oppure non puoi avere lavoro. E se vuoi competere col tuo vicino per poter avere l'assunzione, magari dopo un lunghissimo periodo di prova, devi dimostrare di essere disposto a tutto del tuo vicino, non essere più competente, né essere magari più capace, ma essere più disposto a tutto. Questo ovviamente è una dimensione che rende difficilissima l'aggregazione, la possibilità di riconoscersi nelle condizioni dell'altro, quindi di costruire un'azione collettiva o pretendere semplicemente diritti elementari. E poi l'altro tema è la diversità, disomogeneità che oggi incontriamo nei luoghi di lavoro, contrattuale ma anche come dire, di tipo di attività, insomma oggi il lavoro è molto più complesso, incontriamo trattamenti diversi ma anche
condizioni di lavoro diverse, anche ambizioni diverse, cioè come dire, probabilmente il lavoratore standard strettamente subordinato che non ha conosciuto nel lavoro del Novecento probabilmente oggi non da tutti, come dire, anche fortunatamente è rivendicato, no? E c'è quindi una vocazione all'autonomia, una personalità che difficilmente trova espressione, anzi spesso più il contratto è precario, magari più è autonomo, fintamente autonomo, più la tua autonomia viene legata, perché appunto l'essere ricattabile ti rende professionalmente meno autonomo e meno, quindi, come dire, nella possibilità di poter governare il tuo lavoro. Questo per arrivare un po' alla fine, perché mi sembra che questo ovviamente pone anche da parte del sindacato, poi anche rispetto alle possibili riforme del mercato del lavoro, pone l'esigenza di guardare a una pluralità di bisogni. Quindi da una parte di immaginare tutele collettive, perché oggi, come dire, le tutele che erano state pensate per il lavoro standard sempre meno proprio in una fetta del mondo del lavoro, qui c'è bisogno di universalizzare alcune tutele e di differenziare le tutele, perché poi contemporaneamente tu hai esigenze molto diverse, sempre tornando appunto a chi fa un lavoro con un regime di autonomia, magari quella figura non vuole essere a tempo indeterminato perché preferisce assumere su di sé una parte del rischio di impresa, lo fa, come dire, coscientemente, magari lavora per più committenti, però vorrebbe avere alcune tutele reddituali se perde il lavoro, sì, magari rispetto ad alcune tutele fondamentali come la malattia e la maternità, certamente, alcune tutele rispetto a una sorta di compenso minimo, oppure la possibilità di avere tempi certi di pagamento, magari sì. Ecco, quindi ci sono una serie di tutele che, come dire, sono probabilmente, sembrano banali, ma che forse vanno in qualche modo calate sulla pelle dei lavoratori, lo standard, che scelgono un costo. E poi c'è tutto un tema di ricostruzione, appunto, di ricostruzione di quelle forme di sicurezza che in qualche modo il mercato del lavoro ha smantellato. Quindi lo dico immaginandovi anche amministratori, oggi una fetta della precarietà nasce per esempio dalla pubblica amministrazione, sia in via diretta, perché il blocco del turnover ha fatto sì che una buona parte del lavoro viene assunto con contratti precari, ma anche rispetto, come dire, a tutto il flusso di denaro che la pubblica amministrazione gestisce in termini di appalti, bandi e quant'altro. Quindi probabilmente anche l'immaginare la ricostruzione di una responsabilità sociale in capo al committente, quindi a chi, pubblico o privato, come dire, a poi una catena di fornitori, diventa una cosa piuttosto importante in un mondo produttivo che si è appunto spezzettato e frammentato. Quindi probabilmente immaginare anche forme di ricostruzione delle filiere, di ricostruzione della responsabilità, provare a riassegnare in maniera equa i vari attori, diventa un elemento non da poco. Noi com'è che, quali sono poi qualche altra suggestione, diciamo, di ragionamento che abbiamo fatto rispetto a questi temi? Ovviamente come provare a organizzare la domanda di cambiamento di questi lavoratori, lo standard dei nuovi soggetti del mercato del lavoro, che ovviamente sono soggetti molto differenziati, perché anche qui non immaginiamo che la precarietà è solo figlia del lavoratore altamente professionalizzato, freelance o quant'altro. La precarietà lo si ha anche nei settori più tradizionali, penso anche al terziario più povero, pensa chi lavora nel turismo, pensa chi lavora con la somministrazione anche in contesti operai, penso, alla pubblica amministrazione, diciamo, c'è un mondo molto variegato che vive condizioni di precarietà. Quindi ha anche strumenti di organizzazione diversificati. Noi in questo libro che prima vi presentava Michele, vogliamo raccontare alcune esperienze di, grazie Michele, alcune esperienze di organizzazione, perché poi il sindacato cosa fa? Il sindacato, per rappresentare i lavoratori, li organizza, non è un ente, cioè questo è anche un punto importante. Molti giovani pensano che il sindacato sia un ente pubblico oppure un'istituzione, appunto, dedita alla provocazione pubblica, alla rappresentanza dei lavoratori di per sé. No, cioè sì, lo fa, ma lo fa se organizza i lavoratori, se no uno non ha rapporti di forza per farlo, due neanche le competenze, perché poi se non conosce il mondo del lavoro
non costruisci dentro il mondo del lavoro la tua rappresentanza, come dire, sei appunto direttore di istituzione, ma non è quella la vocazione del sindacato. Quindi proviamo in questo libro a raccontare alcune sperimentazioni, le più varie, da come abbiamo provato ad organizzare i lavoratori migranti sfruttati dal caporalato nelle terre di Puglia, per dire, o in Calabria, quindi con dei sindacati in strada che prova a stare in mezzo appunto anche a contesti di grande marginalità, di grande sfruttamento, fino appunto a un sindacato che si inventa un modo per entrare nei centri commerciali e organizzare le commesse con il contratto di associazione e partecipazione, fino per esempio al sindacato che prova a organizzare e tutelare contrattualmente i praticanti e le partite di vestiti professionali, provando a inserirli nel contratto nazionale. Quindi ci sono, come dire, lì raccontate alcune esperienze che cosa fanno? Provano uno a utilizzare strumenti diversi. È chiaro che il web, per esempio, banalmente, quando c'è una forte disaggregazione, è uno strumento che può diventare cruciale. Così come appunto i camper nei campi di pomodori magari sono uno strumento più utile, lì non vai con il web, ecco, per dire. Quindi proviamo a individuare strategie di organizzazione collegate, come dire, anche al tipo di lavoratore da aggregare, provando appunto a immaginare un sindacato però che non sta solo nel luogo di lavoro standard, visto che ce n'è sempre meno, ma prova, come dire, essere un sindacato on the road, diciamo, no? Sia usando la rete sia usando altri strumenti. Questo è un aspetto, un altro aspetto è il territorio. Il sindacato nasce ormai più di 100 anni fa dalle camere del lavoro. Prima di tutto si configura dentro dei luoghi fisici che provano a fare mutualismo e aggregazione. In particolare quando nasceva il sindacato c'era appunto con le mutue, con società di mutuo soccorso che provavano anche a rispondere a bisogni materiali molto concreti. Ad esempio il co-working può essere un'idea di mutualismo, come alcune influenze si organizzano per fare le mutue per rispondere a problemi appunto come sanità e quant'altro. E nasce per esempio facendo anche cultura, cioè nelle camere del lavoro si insegnava a leggere e scrivere agli operai. Allora, immaginare anche qui il nostro patrimonio di spazi pubblici, questa casa dei popoli, alle tante camere del lavoro, come luoghi per tornare a fare comunità, aggregazione e mutualismo è, come dire, penso, una strategia interessante. Abbiamo provato a sperimentare strategie di questo tipo, poi le raccontiamo. Un'altra cosa che mi viene in mente, poi concludo perché ho parlato anche troppo, è tutta la questione della capacità di costruire appunto attenzione anche nella cittadinanza, cioè il lavoro, prima i rapporti di forza sul lavoro erano affari dei lavoratori e del padrone, quindi il padrone era cattivo, i lavoratori scioperavano, i rapporti di forza e il conflitto si agiva tra questi due soggetti. Con la disarticolazione che abbiamo oggi è più complicato individuare la controparte e agire il conflitto in questa unica dimensione. Allora, per esempio, una cosa importante è quella di coinvolgere la cittadinanza. Perché? Perché oggi una buona parte delle aziende vive di reputazione e la reputazione è, come dire, anche il legame col territorio poi che queste aziende, che le aziende hanno, oppure, come dire, con la Repubblica più in generale, e probabilmente riuscire anche a raccontare il lavoro, le condizioni, costruire anche delle campagne di pressione sull'opinione pubblica che costruiscano quindi attenzione verso alcune vertenze è una cosa, uno strumento che noi abbiamo provato a utilizzare, che credo sia molto, molto rilevante, che prova a dare forza, come dire, alle nostre battaglie, anche costruendo solidarietà con un soggetto, come dire, più ampio che la cittadinanza, quindi, e che ovviamente presta in maniera responsabile attenzione a queste cose e magari anche nelle scelte di consumo prova a usare questi parametri valoriali come un elemento di, appunto, di scelta. Quindi anche questo è un altro degli aspetti su cui dovrà ragionare. Direi che concludo con un'ultima cosa. Tutto questo cosa può dire a voi? Innanzitutto, vabbè, che il sindacato, che se ne dica, come dire, ancora sono convinta la struttura, come dire, di fronte ai vari problemi del lavoro, sono convinta che il sindacato sia, come dire, non necessario di più. Possiede probabilmente delle grosse competenze, sicuramente le grosse competenze, tutto in un mondo del lavoro che ancora è molto strutturato, di cui ho parlato un po' meno stasera perché mi interessava parlarvi del lavoro che cambia, ma c'è anche il lavoro che non cambia, non è che, come dire, anzi va preservato, perché, come dire, poi il patrimonio industriale del nostro paese credo sia qualcosa di molto importante da preservare. E però c'è anche una meta del sindacato che va a interrogarsi su come cambiare, e si cambia e si costruisce appunto strategie di potere che possano ridare forza ai lavoratori e alle lavoratrici, rimettendole insieme.
sotto questo profilo un accenno, che non ho tempo di fare, però ve lo butto là magari per prossimi approfondimenti, riguarda quello che ha fatto il sindacato americano, che ha recuperato ormai direi negli ultimi 20 anni tutte le esperienze del community organizing che Saul Alinsky negli anni 50 aveva teorizzato e praticato, e che poi anche Obama stesso e buona parte del progressismo americano ha agito negli ultimi 30-40 anni, quindi con uno sforzo molto grosso a immaginare forme di attivazione delle persone, con l'obiettivo di dare potere a coloro che non lo hanno, attraverso appunto la mobilitazione delle comunità di base, cioè attraverso la mobilitazione di comunità su singoli obiettivi. E la cosa interessante di quello che hanno sperimentato il senato americano, che in questo libro poi Valeria Alzaga, che è un organizer americana, racconta, è appunto la costruzione di strategie mirate, su campagne mirate per appunto creare potere tra chi non ce l'ha, immaginando poi anche alleanze le più varie, immaginando appunto forme di mobilitazione anche le più creative, ma soprattutto lavorando attraverso la progettualità, attraverso obiettivi, attraverso azioni straordinarie, attraverso sperimentazioni. Ed è un po' questo il modello che stiamo cercando di adottare, come dire, in molte anime anche più vivaci che esistono dentro al sindacato. Credo che tutto questo informi molto anche appunto la politica, perché penso che anche la politica abbia bisogno di immaginare forme di attivazione e mobilitazione delle persone, a partire anche dal lavoro, che deve essere oggi organizzato e raccontato, perché molto spesso i media lo raccontano in maniera del tutto superficiale, e penso che appunto l'immaginare strumenti di attivazione anche nelle politiche pubbliche e di protezione sociale anche nelle politiche pubbliche che facciano leva anche sulla creatività, sulle esperienze che esistono, può essere importante, magari, come dire, a partire dalla partnership che si può costruire tra chi si inventa forme nuove di organizzazione, chi attraverso le politiche pubbliche può sostenere queste forme, penso si possa immaginare anche di costruire le risposte che andiamo cercando, perché poi probabilmente anche un nuovo modello di sviluppo e di lavoro si può costruire a partire anche dalla sperimentazione che siamo in grado di far avanzare, di diffondere, di disseminare nei territori col lavoro quotidiano. Sarà molto curioso. No, beh, un sacco di cose da chiedere. E adesso abbiamo 20 minuti abbondanti. Avete delle domande? Vado io. Allora, è cambiato il ruolo dei sindacati ed è cambiato anche il ruolo dei politici. E li vedo insieme. Cioè, mancano, come parlavamo prima, i cosiddetti corpi intermedi, no? Cioè, le associazioni di categoria, i sindacati, quando c'era un problema, un lavoratore andava nel sindacato e il sindacato se ne faceva carico, l'imprenditore andava alla propria associazione di categoria, adesso sempre più spesso vai direttamente dal politico che non ha armi, e le poche armi che ha sono quello di organizzare le comunità, e quindi mi piaceva approfittare di questi ultimi 20 minuti per capire quali sono le armi concrete, immaginando anche un obiettivo plausibile che potremmo avere tutti, che potrebbe essere: bene, a Casalecchio c'è altissima disoccupazione, l'azienda storica di meccanica di precisione chiude, c'è tantissima dispersione scolastica alta, facciamo una rete di co-working, o facciamo una rete, a disposizione dei ragazzi di Casalecchio. Tipo questo, e quindi attiviamo la comunità. Come si fa? Quindi io sono l'assessore, chiamo Mattia, Ilaria e dico: bene, fatemi capire un po' cosa devo fare. Compro 20 computer, pago uno che apre alle 8 e chiude alle 20? No. Da dove si parte? Io credo che siano tutti quanti pezzi della storia. Mi seguite? È plausibile, no? Quello che sta, cioè, secondo me può succedere.
una cosa del genere. Proprio perché non abbiamo punti di riferimento oggettivi, la storia che ha raccontato lei, in parte la storia che ho raccontato io, sono diciamo il raggio di luce all'interno del quale ciascuno di noi si muove, il territorio sul quale ci muoviamo non è ancora completamente conosciuto. Quindi l'unica possibilità è saldare le esperienze, le ottiche, punti di vista peculiari, specifici di ciascun soggetto potrebbe essere coinvolto in un'operazione complessa di questo tipo per cercare di trovare una strategia comune. Ovvero sia, il problema non si riduce al semplice luogo, il problema non si riduce alla semplice dotazione, né all'innesco e all'avvio della community, né a che ruolo abbia questa community, se sia palliativa, se sia temporanea, se sia alternativa rispetto a un qualcosa che non c'è più. Tutti quanti i ragionamenti che vanno, come dicevo prima, purtroppo per fortuna vanno portati avanti parallelamente. Concretamente stai dicendo che bisognerebbe mettere in una stanza tutti gli attori, esatto, di quella fascia lì. Esatto. Le associazioni, l'ARCI del caso, le associazioni giovani piuttosto che di volontariato, vanno coinvolti secondo me tutti quei soggetti che pur non avendo diciamo il ruolo predeterminato e il presidio chiaro, comprensibile, che potevano avere i corpi intermedi, classicamente intesi, associazione di categoria, sindacato e quant'altro, però per ruoli e per funzioni molto, molto più verticali ci sono entità che sono in grado di leggere ed aggregare istanze e sono quelli i soggetti che devono essere aggregati e messi in contatto ulteriormente gli uni con gli altri per elaborare strategie condivise, perché ciascuno porta un taglio, una sezione particolare diversa del sistema. Coinvolgimento, ascolto degli attori, serie di incontri di approfondimento per capire se ci sono bisogni, perché magari ti dicono no, guarda, anche no, chi se ne frega, cioè non sei tu. Ma innanzitutto però parto da un presupposto, sono convinta, ovviamente faccio parte di un corpo intermedio, quindi sono convinta che del valore dei corpi intermedi, anzi sono disperata perché appunto c'è una grossa, non solo c'è un problema di legittimità, cioè di chi appunto non ne riconosce più il ruolo e la funzione, però c'è un problema di difficoltà di esprimere la propria funzione, anche a individuare, anche a mettere in campo appunto spazi di aggregazione e di attivazioni reali, insomma, che c'è un processo di istituzionalizzazione dei corpi intermedi, comunque di svuotamento, di burocratizzazione, cioè è vero, nel senso che i corpi intermedi, partito, sindacato, piuttosto che associazionismo, quello più strutturato, un tempo erano delle scuole di solidarietà, erano una funzione pedagogica, io ci tengo molto a questa cosa perché la differenza faccio fatica a vedere, l'avevo comunque cominciato a fare questa attività 10 anni fa, quindi non è che è cambiato tantissimo negli ultimi 10 anni, però dai racconti che mi fanno so benissimo che in altre stagioni il tipo di lavoratore che ti arrivava nel luogo di lavoro aveva già avuto una pedagogia all'azione collettiva, alla solidarietà, aveva già avuto un'occasione per costruire qualcosa insieme ad altri e quindi per socializzare. Cioè, questo è già un pezzo di formazione che in qualche modo il mondo la società civile organizzata faceva. Oggi non è che non c'è più questa tensione, probabilmente è molto più è multiforme, probabilmente i corpi intermedi riescono a intercettarla meno. Allora, secondo me, quindi io cosa voglio dire con questo? Che uno forse bisogna immaginare che i corpi intermedi sono molte cose oggi. Due, quindi sono molto più fluidi di quelli che conosciamo. Due, probabilmente bisogna anche ricostruire, cioè ridare, come dire, senso, ruolo, agibilità a questi spazi, che non è quasi più così scontato, inventandoci appunto anche delle forme, delle forme, spazi per diventare delle forme. Una che mi viene in mente, ti chiedevi come si fa. Per esempio, una cosa che noi abbiamo molto utilizzato è provare a costruire delle inchieste, cioè delle inchieste partecipate che ti consentissero di coinvolgere nella stessa ricerca, come dire, di bisogni, soggetti che tu puoi in qualche modo attivare nel percorso che costruisci. Questa può essere,
può essere un'idea. Però ecco, devi veramente ripartire da cielo, non è scontato quello che c'è un tempo, alcune cose erano scontate, alcuni spazi erano scontati, oggi non è più così, devi inventarti forme, modi per costruire attivazione. A me quello che mi colpisce è che tutte e due, e io sono completamente d'accordo, il mio lavoro cerco di farlo così, se ormai dal centro non riesci a fare niente. E quindi anche se tu avessi i soldi per comprare uno stabile, riempirlo di computer e di non funziona. E a maggior ragione quando uno spazio come quello dei coworking funziona se c'è qualcuno che ci crede, che ne fa un'impresa. Perché? Perché devi chiudere alle 11 di sera, devi tenere aperto alle 9 di mattina di domenica, perché cioè, le regole non ci sono, cioè, è tutta un'altra cosa. E quindi un dipendente pubblico non potrebbe farlo proprio materialmente. E mi piace quello che state raccontando, perché comunque state facendo tanti esempi. In questo mondo qualcuno ha twittato, stanno raccontando il lavoro liquido, e comunque per raccontare per capire cosa fare in questo mondo che si muove, la prima cosa da fare secondo me, quindi anche se qualcuno di voi vorrà aiutare qualcun altro ad aprire un co-working, è andare a vedere gli altri cosa hanno fatto. E quindi un libro di questo genere che ti parla di esempi concreti ti aiuta a capire quali sono i prototipi che hanno funzionato. C'è la rete dei co-working italiani. Io vengo da 3 giorni in cui una comunità che sono legata agli open data di cui abbiamo parlato si è riunita qua a Bologna. E quindi se vuoi avere a che fare con gli open data, aprire i dati del tuo comune, la prima cosa che fai è andare lì e chiedere come si fa, quali sono i problemi, quali sono i rischi. Perché libri non ce ne sono. Cioè, libri per fare politiche giovanili nel 2014, se li fai sono già in ritardo, perché ora che lo scrivi, lo stampi e tutto, e poi non lo stampi neanche, perché lo metti online. E quindi è difficile per noi abituati alla scuola, dove ti insegnano, tu esci e vai e metti, per i nostri genitori era così, per noi no, e quindi sono cose che impari informalmente. E quindi dove succede sta roba qua? Qual è il co-working di una piccola cittadina che ha funzionato in Italia? Se mi chiedi meglio, no. Per esempio una piccola città di 2000 abitanti, come forma di politica giovanile è stata fatta all'interno di un ex convento sconsacrato, questo spazio all'interno del quale i ragazzi possono andare a lavorare. Su 2000 persone sono state aperte 4 nuove partite IVA, volontarie, non costrette, per intenderci, perché anche questo va chiarito. È un risultato piccolo, molto circoscritto, ma utile, e nella sua minuscolezza è un'ottima pratica. Il tema, secondo me, è quello che va riconcepito integralmente. La catena di trasmissione tra le decisioni e i mezzi, gli attuatori di quelle decisioni. La catena adesso è molto più lunga e con molti, molti più ingranaggi. L'attitudine stessa nell'affrontare il mondo reale è cambiata. Passiamo da una struttura che era concepita per governare numeri, quindi statistiche, perché non c'era possibilità di avere la risoluzione di entrare sullo specifico, ad un mondo in cui invece questa risoluzione c'è, però è disorientante. Se magari qualcuno di voi lavora col CAD o quant'altro, io ho lavorato come CADista, c'era questo problema particolare, che si continuava a zoomare sui dettagli che prima o poi ti soverchiavano, perché l'oggetto diventava un guazzabuglio di dettagli. Quindi è vero che si riesce ad andare così in profondità, ma è anche vero che manca il quadro generale. Quindi bisogna trovare un nuovo modo di far girare la prima rotellona, quindi di trasferire chi è in grado di immaginare politiche globali
agli attuatori anche intermedi di quelle politiche globali sul territorio. Visto che ci sono appunto le associazioni, c'è tutto il tema dell'impresa sociale, che può piacere o meno, però immaginare delle attività imprenditoriali, economiche, che abbiano come oggetto portante, ragione d'essere fondante della propria esistenza, un'utilità sociale e che in questo risieda l'impresa, è una strategia possibile e ovviamente vanno prese decisioni di merito rispetto a queste eventualità, però bene o male questa è una tendenza fortissima in atto adesso, sia a livello spontaneo sia a livello di programmazione europea. Tutto il tema dell'impresa sociale è fortissimo e non a caso, proprio perché va percepito il meccanismo. Dai, mi rivolgo principalmente a te. Già l'anno scorso abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, non so se ti ricordi, ci siamo visti con Progrè. Ah, è vero. Ottimo. E ci siamo un po' accapigliati, adesso la ripropongo, vorrei provocare questo tipo di riflessione. Allora, hai parlato giustamente di un lavoro che cambia, in realtà è una parte del mondo del lavoro che cambia, in particolare i lavoratori della conoscenza. Come cambia? Cambia perché non ci sono più luoghi fisici che c'erano una volta, addirittura si fa a casa il lavoro, oppure cambia perché non ci sono più le mansioni predeterminate, quindi le mansioni in realtà non esistono, esistono delle categorie, quindi ci si inventa il lavoro mentre lo si svolge. Oppure non esistono i lavori, poi i cicli produttivi sono più brevi, i prodotti durano di meno e per rispondere a queste esigenze le imprese, per rispondere alle esigenze dell'organizzazione just in time, o esternalizzano, oppure chiudono e aprono in continuazione, oppure fanno leva sulla contrattazione flessibile. Allora, siccome questi giorni si sta discutendo sul decreto Poletti, eccetera, che in particolare interviene sul contratto a termine, io mi domandavo se non dovremmo ritornare a fare il discorso che si faceva nel Novecento, prima del Codice Civile del 42, cioè il contratto di lavoro non può mai essere a tempo indeterminato. Non so se ricordi questa norma del Codice Civile, dell'Ottocento, nel quale appunto l'indeterminatezza del lavoro veniva vista come un vincolo, ma non tanto per l'impresa, proprio per il lavoratore, affinché non si vincolasse per tutta la vita a quel tipo di lavoro. Allora, ti chiedo se è attuale ragionare e continuare a pensare che lo strumento migliore sia intervenire, in realtà non è così, però in particolare la CGIL fa questo tipo di ragionamento, cioè continuare ad investire o a forzare su rendere più conveniente il contratto a termine, invece non spostarci come nel Novecento da quell'altra parte della barricata, cioè dire ok, prendiamo atto che ormai il contratto di lavoro, la contrattazione è sempre a termine, sempre flessibile, ragioniamo su nuovi tipi di tutele che possono essere più comode, più adatte al tipo del nuovo lavoro. Ovviamente questo non vale per tutto il mondo del lavoro, perché è una parte del lavoro che si fa così, una parte del mondo del lavoro che ragiona così, poi le fabbriche esisteranno sempre, poi la manifattura esisterà sempre, spero, e quindi per quello lì rimaniamo insomma sul contratto a tempo indeterminato. Sì, ovviamente noi schematizziamo tra lavoro intellettuale, diciamo, e lavoro manuale, ovviamente non è così, tutto così schematico, non è così semplice, come dire, però per comodità anche io l'ho fatto, quindi di provare di schematizzare insomma tra questi due mondi. Ma cioè io sì, ho provato, forse ti ho risposto tra le righe, ho parlato un po' all'inizio di questa cosa. C'è un oggettivo bisogno di distribuire il rischio di impresa, cioè da qui nasce tutto il tema della flessibilità. Allora c'è un pezzo di una flessibilità insopportabile che riguarda i costi, va bene, però quello è un altro tema. Cioè, il contratto a progetto costa di meno perché lo pago quanto mi pare, e il lavoratore c'ho meno contributi, quindi mi costa di meno. Quella è una roba da, secondo me, da barbarie pura. Cioè, noi bisogna, come dire, far sì che non ci sia, come dire, un dumping sul costo del lavoro. Cioè, poi che vado a abbassare i tassi sul lavoro in Italia, siamo tutti d'accordo. Che ci sia un tema di concorrenza con l'estero che va affrontato, non so come, siamo d'accordo, dopodiché non ci si può fare concorrenza in Italia con tipologie che costano meno, ok? Tolto questo, siamo credo tutti d'accordo, c'è un tema c'è poi un tema che riguarda il rapporto autonomia-subordinazione,
che è un tema complesso, anche questo, nel senso che non è neanche qui semplice mettere una riga. Probabilmente, secondo me, quando si può ammettere, si è fatto sempre dei grandi danni, quindi non ti so neanche, sarebbe molto tecnico, complesso adesso scendere nel merito, però questo qui è un tema, l'autonomia e subordinazione, che tendenzialmente si è provato negli ultimi anni a superare attraverso il lavoro economicamente dipendente, quindi dicendo il tema non è più la subordinazione in termini di mansioni, ma in termini di tipo di rapporto che hai con l'impresa, cioè se dipendi economicamente da quell'impresa o no, però anche questo è un tema da affrontare. E poi c'è una questione che mi ponevi te, cioè che riguarda di più la flessibilità intesa come appunto uso la manodopera quando mi serve, quando non mi serve non la uso più, va bene? Ora qui io qui non riesco tantissimo a differenziare tra lavoro della conoscenza e lavoro diciamo più manuale. È chiaro che nel lavoro manuale gli fai al lavoratore, se te gli fai l'usa e getta, gli fai un danno ancora maggiore, perché probabilmente quel lavoratore lì c'ha anche meno strumenti per, se ha meno un'istruzione inferiore, magari meno strumenti per ricollocarsi. Ma guarda, questa cosa gli fai del male però anche al lavoratore della conoscenza, perché se è cioè, dipende, però rischia, se non si è costruito una professionalità forte, di essere anche lui molto facile, di essere anche molto meno autonomo sul lavoro, se è altamente ricattabile. Quindi io non credo che si possa, cioè io penso che ovviamente già di per sé è cambiato il stato del lavoro e il livello di sicurezza che c'era prima c'è molto meno e c'è anche una disponibilità dei lavoratori a assumersi di più il rischio. Quindi lo fanno quelli che vogliono essere freelance, lo fa anche chi può accettare, come dire, cioè, quindi va da sé, però ecco, non credo che si possa superare l'idea del tempo indeterminato, se era questa la domanda, perché penso che comunque far ricadere completamente il rischio di impresa sul lavoratore sia un errore. Bisogna probabilmente trovare delle formule per costruire in questo senso una mediazione. Una cosa se può aiutare, secondo me importante, è questa: ogni rischio che il lavoratore si assume deve corrispondere un potere e quindi anche una presa di responsabilità da parte dell'altra parte, quindi anche un elemento di tutela. Questo è un compromesso da ricostruire, probabilmente, che lo puoi ricostruire in tante formule, anche nella retribuzione, per esempio, cioè perché no, come dire, che ci siano elementi anche variabili riguardo alla personalità che tu porti. Però probabilmente, ecco, nel rapporto tra rischio e responsabilità, secondo me c'è un pezzo di contrattazione nel lavoro e la conoscenza va fatto. Va fatto sulla retribuzione, va fatto sul rapporto di lavoro, su tante cose. E in questo senso lì secondo me c'è una sfida anche per il sindacato che dovremmo saper cogliere anche per le imprese e il lavoratore. Quindi mi sento di dire che probabilmente va superato l'immagine passiva, come dire, no? Del lavoro a tempo indeterminato che abbiamo visto, per probabilmente dare un'immagine, cioè probabilmente costruire uno statuto anche nuovo. Ciò detto, essere a tempo indeterminato non è una condanna, nel senso poi quando vuoi te ne vai col preavviso, cioè volevo dire, non è una tutela che tu dai al lavoratore perché appunto ha meno poteri e quindi è giusto che abbia un elemento di tutela, un elemento di tutela che non venga, come dire, usato fino all'occorrenza e poi se ne va. Chiaro che appunto se tu costruisci elementi di tutela e potere di altro tipo, di altra natura, quindi formazione, quindi appunto impegno alla ricollocazione piuttosto che altre cose, quindi puoi immaginare anche formule diverse. Però ripeto, stiamo attenti perché la vera tutela è anche in termini di stabilità e anche garanzia di autonomia sul lavoro, di maggior professionalità e anche di investimento da parte del datore di lavoro su quel lavoratore. E i lavoratori precari sono generalmente molto meno produttivi, questo come dire, lo dicono molte statistiche. Quindi credo che sia insomma una via per certi versi anche pericolosa, perché ovviamente c'è una sfida, che c'è una discussione che va anche fatta, insomma. Anche. Siamo a mano a Mattia sul co-working. Dalla poca esperienza che mi sono fatto, però ho avuto l'impressione che c'è un co-working che nasce dalla crisi, cioè nasce dall'idea di risparmio banalmente dei costi. Spazi, quindi giovani professionisti che avevano degli studi non possono mantenerli, si mettono insieme.
e quello è un pezzo. E poi c'è un'altra parte del co-working, che invece è quello più interessante, che nasce dalla contaminazione. Ora, visto che mi piaceva la cultura del fallimento, che tu dicevi, bisogna imparare a fallire meglio, no? Se all'inizio il rapporto tra i co-working e l'amministrazione locale è soprattutto un'amministrazione di spazi, cioè quello che chiedono i co-working è spazi sempre nuovi, sempre più grandi, per far allargare la possibilità. La seconda parte, cioè quella che più mi interessa, quella della contaminazione, in realtà non è un modo di fare una società fra professionisti dal basso. E se è questo, qual è, cioè che cosa voi vi aspettate come co-working da un amministratore o da un legislatore? Perché non è neanche disciplinato il co-working, cioè voi siete illegali, quindi che cosa dicono vogliamo essere? Esatto, no, questo chiedo. Cioè, la risposta va in questo senso, perché se io seguissi il tuo ragionamento non riuscirei a darti una risposta. È l'assunto di partenza, che non dico sia errato, però parte da un assioma che in realtà tale non è opinabile, ovvero sia il fatto che gli spazi di co-working e i co-working siano persone che si mettono insieme per fare qualche cosa. Non è così, in realtà va ridotto veramente all'osso, cioè lo spazio di co-working è quasi un servizio B2B. Cioè nel momento in cui uno fa lo sforzo di percepirlo in maniera secca, brutale, in questa maniera, è in grado poi di riaggiungerci sopra le cose che ci sono. I co-working che funzionano meglio non sono quelli che sono stati fondati da un gruppo di persone che poi all'interno del co-working lavorano dandogli, diciamo, l'identità, ok? Quindi un co-working targetizzato. Sono i progetti che sono nati in maniera totalmente dipendente, autonoma, come, sostanzialmente come imprese che hanno nel coordinamento la gestione dello spazio, degli eventi, eccetera, eccetera, la loro ragione d'essere, e che pienamente coscienti del fatto che non si possono limitare a dare le scrivanie, ma che devono facilitare, fertilizzare, arricchire, catalizzare le relazioni all'interno della comunità, sono riusciti a perseguire in maniera efficace questo obiettivo. I maggiori co-working europei funzionano così: Beta House, che è un edificio di 5 piani, che è una cosa meravigliosa, ma non perché è bello, perché è figo, roba del genere, perché all'interno di quegli spazi ci sono attori che si muovono in maniera totalmente indipendente. È lo schema che dicevo prima. Il co-working non va percepito come nient'altro se non come un ultra. Se non come un ultra concentrato di un mondo normale, diciamo che un ambiente, un incubatore, mettiamola così, dove trovi il fertilizzante, i nutrienti, le relazioni, i reagenti, l'energia che ti serve per attivare diciamo, dinamiche di relazione, la costruzione di progetti comuni. È la temporaneità, la flessibilità, la non permanenza delle strutture che si vengono a formare che costituisce il vantaggio competitivo degli spazi di co-working. Nel momento in cui il co-working diventa come ce ne sono, un'agenzia diventa debole, perché non si istituisce un rapporto sano tra chi è all'interno dello spazio e chi lo gestisce, perché c'è una sovrapposizione di interessi ulteriori di chi lo gestisce e anche un potere contrattuale diverso rispetto a chi è presente all'interno. Banalmente, tu paghi con una cosa che non ti costa, lo spazio, una cosa di cui hai bisogno, la competenza. Quindi, per riassumere e tornare alla domanda preliminare, la pubblica amministrazione che cosa hanno? Hanno gli spazi. Nel momento in cui questi spazi vengono messi a disposizione di alcune iniziative di cui si monitora o di cui si allestisce la correttezza, e si lascia che questi spazi vengano popolati, agiti e gestiti da entità autonome, ovviamente, monitorate, gestite con umani, per esempio, opportunamente concepito, probabilmente gli effetti che la pubblica amministrazione è in grado di riuscire a assorbire da quel tipo di sostegno sono molto maggiori rispetto a quello che accadrebbe se volesse gestire direttamente con una risorsa interna proprio lo spazio. È proprio una ridefinizione anche del ruolo della pubblica amministrazione, del policy maker. Cioè che tu diventi, io me ne sono reso conto, quella battuta è devi suonare meno e mettere più i dischi, nel senso che non sei più capace di leggere e tenere il tempo e non hai neanche più il tempo di studiare il partito che ti tocca suonare, quindi fai prima a chiamare il musicista che sai che quel contesto lì
alla musica giusta, è il concetto degli open data, no? È il concetto di dire a Milano volevano aprire investire nei co-working e alla fine hanno dato hanno aiutato la rete dei co-working che c'è già. Questo a Milano, che c'è una rete dei co-working. A Bologna adesso ce ne sono alcuni, quindi si sta creando una rete e lì funziona meglio, come stava dicendo Mattia, cioè abiliti qualcuno che lo fa, che lo deve fare, non è il comune, perché non è il tuo lavoro e non è neanche giusto, perché poi creeresti dumping con la tua offerta che è sicuramente più bassa rispetto a quella del mercato e non lo gestiresti bene, perché tempo un anno cambia la giunta e muore tutto. Quindi è proprio una ridefinizione, fare meno e permettere di far di più agli altri. Posso aggiungere una cosa, un altro caso è quello che stiamo facendo con la Toscana per tramite di giovani simili, conoscerete. La Regione Toscana ha detto: che bello, facciamo il co-working, fatemelo voi giovani simili, una sorta di entità strana, oggettivamente anomala, che attua, elabora e gestisce tutte le politiche che hanno a che fare con i giovani in Toscana. Okay? E cosa hanno fatto intelligentemente? Hanno detto: voi che sul territorio già fate co-working, sedetevi a sto tavolo, venite da me, parliamo assieme che cosa bisogna fare. Quindi questo tavolo è un annetto che va avanti, siamo arrivati alla definizione di alcuni parametri sulla base del caso scuola di Milano e stiamo giungendo a fine. Però due cose, qualcuno, per esempio il CGL, percepisce in questo una sorta di mossa degli spazi di coworking già costituiti per difendere la propria posizione acquisita. Ok, quindi c'è una fortissima diffidenza nei confronti di questo tipo di contrattazione che salta gli intermediari usuali. In realtà quello che stiamo facendo, lo posso dire perché anch'io sono seduto a quel tavolo, con trasparenza veramente cristallina, è proprio di approntare dei meccanismi, dei dispositivi che impediscano il consolidamento delle realtà esistenti e che inibiscano la nascita di nuove realtà sulla base di questa nuova opportunità. Tant'è che abbiamo deciso di non finanziare gli spazi di co-working, ma di finanziare e di destinare tutto il fondo a dei voucher che vadano ai potenziali co-worker. Il voucher non copre l'intero costo, per cui tendenzialmente si cerca di privilegiare persone che comunque hanno una motivazione e che hanno un progetto da presentare. Di più, gli spazi che dovranno essere abilitati, quindi apparterranno all'albo, dovranno rispettare alcuni parametri che sono formali, quindi oggettivi, numero di postazioni, eccetera, eccetera, ma anche materiali, sostegno alle attività imprenditoriali dei singoli, visibilità alle competenze e alle skill, organizzazione di eventi formativi, organizzazione di eventi di networking. Quindi in realtà stiamo lavorando in coscienza, però mi rendo conto che scrivendo un manifesto, stai scrivendo un piccolo manifesto, no, ma è complesso tutto, cioè, non esiste il libro, il manuale del buon co-working manager, bisogna essere molto curiosi. E io poco tempo fa ho anche litigato con una ragazza di Bologna che mi diceva il comune dovrebbe aiutare chi vuole fare i co-working. Allora guardo e faccio: ma secondo te quanto costa fare un co-working? Faccio: guarda che costa 2 mensilità di uno spazio in centro che è Bologna piena, con 1200 euro ti affitti un posto, dai 2 caparre, che quanto ti chiede il mercato, con 3000 euro hai preso e devi, con 4000 euro prendi un co-working e poi devi avere la comunità. Ma io mica ce li ho 4.000 euro, quindi non fai un'impresa. Cioè, è fare un'impresa, cioè non è fare la carità, non è che mi piacciono i giovani, è avviare un'impresa e per tutte, come ogni imprenditore, devi avere disciplina, cioè come qualsiasi cosa. Pausa? Così vi salutiamo. Bene, grazie. Ciao.